Parco del Matese, sindaci e assessorato al turismo della Regione Campania, seduti insieme al tavolo per ridisegnare strategie nuove, cercando di superare le numerose difficoltà burocratiche che frenano da sempre il decollo del turismo anche nel Matese. Ancora una volta è il presidente del parco, Vincenzo Girfatti, a fare gli onori di casa presso la sede dell'ente, ospitando l'assessore Felice Casucci e i numerosi sindaci del Matese. A margine dell'incontro abbiamo sentito l'assessore regionale al turismo e il presidente del parco e sentite che cosa ci hanno detto. Assessore, lei conosce questo territorio? Lo conosco bene, questo è un territorio amato da me, oltre che conosciuto. Quindi un territorio, l'area matesina, l'area dei miei ricordi, quando io salivo sopra Pietraroia da bambino con mio nonno, che era sindaco di Telese, per raccogliere dei momenti di spensieratezza e di felicità. Uno dei territori più belli d'Italia e uno dei più belli del mondo per me. Io ho girato parecchio e so quante opportunità da questo territorio. Oggi abbiamo scoperto una cosa bellissima, che dopo l'era del cinghiale bianco, cantata da Franco Battiato, qui è nata una nuova era del turismo sostenibile, è l'era del coniglio nero, che è una cosa bellissima, ci è stato detto da un sindaco oggi che è ritornato in quest'area, che non si vedeva più da tantissimi anni, è ritornato il coniglio nero. Ecco, è anche una battuta anche promozionale. Io dico che questo turismo sostenibile, compatibile, lento del futuro, che la regione, di cui la Regione Campania con il proprio piano si è candidata a preservare, è anche quest'era qui, l'era del coniglio nero. Qual è stato il tema che le hanno, o meglio l'argomento che ha affrontato con i sindaci di oggi, qualcosa che le è stato chiesto in particolare, in coro in qualche modo? Perché sentivo alcune. Una forte semplificazione normativa e non far diventare l'area parco, come area protetta, che pure è una grandissima opportunità, un tappo, una pietra tombale che impedisce lo sviluppo economico, che impedisce, l'intrapresa, che impedisce quella volontà, vocazione al fare, che invece di queste aree è una caratteristica, perché le persone in questa area si caratterizzano proprio per questa grande attenzione al mondo del lavoro, alla voglia di fare, di cambiare, di realizzare. Che cosa si può fare secondo lei? Ma si può tranquillamente intervenire, siamo rimasti col presidente Girfatti che tramite il Parco regionale del Matese mi farà avere un documento perché come assessore delegato alla semplificazione sottoporrò agli assessori, innanzitutto al presidente De Luca, ma poi agli assessori competenti, partiamo dal vicepresidente della giunta regionale, quindi Bonavitacola, e agli assessori alle attività produttive e alle attività agricole questa tematica, la analizzeremo insieme e speriamo con l'assistenza del capo di gabinetto della regione, soprattutto dell'ufficio legislativo, di poterla portare a sintesi e poter realizzare una semplificazione che consente di preservare, mantenere, tutelare, ma anche di fare, di realizzare e di sviluppare. Presidente, allora, Regione, Parco, Sindaci, che cosa è emerso e quanto è stato importante? È stato fondamentale perché finalmente abbiamo individuato un interlocutore al quale rappresentare quello che è il desiderio del territorio del Matese, cioè quelli che sono i desideri dei sindaci, non del Parco regionale del Matese. È necessario che i sindaci rappresentino quelle che sono le volontà anche della cittadinanza per far sì che ci sia una crescita omogenea. Non è più possibile pensare che siano gli altri a dettare la linea, ma dobbiamo essere noi come territorio a dire quello che vogliamo. Se realmente vogliamo uno sviluppo oppure vogliamo rimanere come siamo. Tutto qui. È una campagna di ascolto dei sindaci con un assessore regionale che ci ha mostrato una grande attenzione anche in virtù della delega alla semplificazione, quindi non soltanto al turismo, e mi sento di dire che segniamo un nuovo percorso, anche un po' quello che deve essere fondamentalmente un punto di connessione stabile con la Regione Campania, perché l'ente parco dipende dalla Regione Campania e quindi deve avere questo interlocutore privilegiato. Finalmente riusciamo ad avere quella visibilità necessaria, come avete potuto vedere, un incontro molto sentito e partecipato, anche la presenza di Franco Pepe, quindi anche quell'imprenditorialità territoriale sana che può essere sicuramente valore aggiunto per il territorio matesino. Quanto è importante e quale difficoltà può dare la trasformazione in parco regionale a nazionale? Cioè, voglio dire, aumenteranno gli aspetti burocratici, si perderà più tempo?
In questa fase siamo nella condizione di poter determinare realmente il futuro se riusciamo a redigere in tempi rapidi, ovviamente quella che è la perimetrazione, la zonazione, la campagna già le ha presentate al Ministero, ma soprattutto quello che deve essere la nascitura disciplina di tutela, il nascituro regolamento, il nascituro piano. Se partiamo bene oggi, probabilmente, utilizzo probabilmente questo avverbio perché è fondamentale non essere eccessivamente ottimisti, ma realisti, probabilmente però riusciremo a intraprendere la strada giusta. Dalla sede del Parco Regionale del Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.